bella sata, che bella sata, ora ora arriveremo. Quattro macchie di sale, 500 litri. Combinato nel conservato. È una bella occasione! Che sono stesse pomarone, ora ora arrivare in macchino. Che bella sata, che bella sata! Grande. Forza Palermo. Da napoletana, forza Palermo. Che bella sata, che bella sata. Dare beva, dare cappio che ave. Luna e luna.
Nino, alla fine il Palermo trova il gol, diciamo è lo suggello ad una partita giocata con grande difficoltà proprio per l'assenza delle punte che sappiamo arriveranno comunque in settimana, però è anche un premio alla volontà dei ragazzi che hanno giocato tentando di trovare il gol, e non dimentichiamo che come sempre, e speriamo che sia l'ultima volta, abbiamo preso pure due traverse. E partiamo dai Leni, che erano stati 19 lo scorso anno, e sembrava che il destino anche questa volta già 4 in due partite, due primi Leni in questa partita contro il Genoa. Però il destino è cambiato, perché se ricordiamo bene l'anno scorso, la prima di campionato, il Palermo fu raggiunto nei minuti di recupero dalla Sampdoria e finì 1-1 quella partita che aprì un mini ciclo di crisi. Fu la prima ed unica crisi di quella squadra. Il Palermo invece ha iniziato nel migliore dei modi, perché vincere la prima di campionato tra tante difficoltà, perché chiaramente non potete schierare una punta di ruolo in una partita già importante contro una squadra di metà classifica come il Genoa, sicuramente ha penalizzato il Palermo, che ha sofferto nei primi 20 minuti, ha sofferto in maniera chiara, in maniera netta, perché il Genoa ha dato tutto in quei primi 20 minuti e ha creato due buone occasioni da gol. Lì c'è stato Sorrentino che è salito in cattedra, poi Iachini ha corretto in corsa la squadra, ha tirato fuori Ciocef che non è ancora al massimo della condizione, e di Tadejkovskij che abbiamo iniziato ad apprezzare, perché è uno che sa saltare l'uomo, è uno che si sa proporre, e devo dire che la vittoria alla fine è meritata, perché se facciamo un po' la resa dei conti, facciamo il classico totale, il Palermo due Leni, un gol, il Genoa due occasioni da gol con Sorrentino protagonista, quindi ben venga questa vittoria per il Palermo, vittoria importantissima. Senti, naturalmente questa è un po' una battuta, però ci piace farla, perché anche i tifosi vogliono pure sognare. Io avevo scritto già, preparando la cosa, avevo scritto il Palermo vola, Palermo capolista. In fondo, dico, se ci pensi, dico, oggi possiamo dire che il Palermo è capolista, e poi la cosa strana, dietro a tre punti ci stanno una certa signora Juventus e il Napoli. E il Milan. Cioè. Sì, il campionato tra l'altro ad agosto, il calcio d'agosto è imprevedibile, quindi è bene mettere punti dentro, mettere punti in cassaforte. Tanti pronostici con Palermo che avrà grande difficoltà, che non riuscirà a ripetere i 49 punti lo scorso anno. Io però vedo un Vázquez che è ormai padrone pienamente della squadra, un Vázquez che appena entra in partita, devo dire, ormai non perde più palloni, è sempre un continuo pericolo per le difese avversarie. Se questa squadra viene completata come deve essere, come sono sicuro che sarà, con un centravanti titolare, con delle alternative al centravanti titolare, può recitare il suo ruolo in campionato a ridosso delle grandi, facendo divertire i tifosi, che è nota positiva, oggi erano in 22.000, quindi già un buon numero di tifosi che spinge il Palermo, e lo ha fatto fino al 91esimo, proprio fino al momento in cui anche qui, segno del destino, Chisenga segna il Cutarì, unico volto nuovo nella formazione iniziale, uno che praticamente non ha mai segnato, aveva segnato un gol nella stagione 2010-2011 con il Montpellier, poi non aveva più segnato, altra era una delle pecche di questo difensore, ormai difensori spingono sempre in avanti in occasione delle palle inattive, lui non è uno stoccatore, invece a Palermo la sua prima di campionato è riuscito a segnare un gol da tre punti, quindi anche per lui una favola a lieto fine. Senti, adesso domenica prossima si scontrano le capolista, perché l'Udinese appunto è andata a vincere con la Juventus, e come stavi ricordando adesso, oggi il Palermo ha superato il Genoa. Che partita ti aspetti? Perché secondo me sarà una partita spettacolare, soprattutto se arriva come arriverà sicuramente martedì Gilardino, e quindi il Palermo potrà finalmente avere una punta che darà uno spessore completamente diverso alla squadra. È una partita che il Palermo deve affrontare con la serenità e la consapevolezza dei propri mezzi, di una squadra che gioca a memoria, per fortuna, che rispetto agli anni passati ha un vantaggio, cioè quella di avere un allenatore ormai da due stagioni in panchina, che ha dato una mentalità, ha dato un gioco, ha dato un'identità a questa squadra. Affronterà una buona Udinese, oggi l'ho vista contro la Juventus, ha sofferto nel primo tempo, ma è un Udinese che ha un buon organico come sempre. Non sarà una partita facile, ma il Palermo ha le carte in regola per giocarsi la partita. Non dimentichiamo che l'anno scorso il Palermo in
trasferta riuscì a fare bene, chiudendo tra l'altro con la vittoria di prestigio anche con la Roma. Dico, non facciamo voli pindarici, ora non sogniamo chissà che cosa, certo sarebbe straordinario andare alla pausa del campionato con la nazionale che gioca qui a Palermo contro la Bulgaria e poter ricevere, abbracciare la nazionale con un Palermo capolista, però non è sicuramente qualcosa che ci fa perdere il sonno. L'importante è sapere che questa squadra, unica squadra del meridione insieme al Napoli a giocare in Serie A, può recitare il suo ruolo, può interpretare il ruolo che aveva la scorsa stagione, cioè di una squadra che può acquistare una tranquilla salvezza e magari chissà fare anche un piccolo passo avanti. Tra l'altro ci auguriamo con la partita con la nazionale che oltre a Vasquez magari ci sia anche Rigoni. Rigoni anche oggi non brillando, facendo un lavoro oscuro, però ha colpito una traversa, ha schiaggiato una traversa, la scorsa settimana in Coppa Italia aveva segnato un gol, ha fornito un assist. È ormai una certezza, soprattutto quale stoccatore, è un giocatore che vede la porta, la vede bene, secondo me meriterebbe la nazionale, però chi lo vediamo, sa, chi speriamo che possa festeggiare a Palermo. Ci lasciamo con forza Palermo, grazie, ciao.